Rita, Valeria e Raffaella. Ci conosciamo dai tempi dell'università e anche se poi ci siamo disperse per l'Europa, visto che io adesso sto in Spagna, Valeria ad Edimburgo e Raffaella a Torino, riusciamo a tenerci in contatto e oggi più che mai con la realtà di Herbalife ci occupiamo di dare dei consigli di benessere a chi ci sta attorno e a chi ovviamente ce li chiede. E niente, con Tips for Tops il nostro obiettivo è quello di poter dare dei consigli di benessere a 360 gradi alle nostre ospiti e ai nostri ospiti in generale. E quindi benvenuti a tutti. E adesso passo la parola a Raffaella che vi presenterà l'ospite di oggi. Grazie. Grazie Elena, benvenuti a tutti, ben ritrovati. Per prima cosa vi chiederei se avete preparato il vostro foglio e la vostra matita, perché serviranno sicuramente per il lavoro di oggi che ci farà fare la dottoressa Monia Trevisiol, psicologa e life coach. Accogliamola con un caloroso applauso virtuale, ma comunque speriamo che Grazie. tutto il nostro affetto. Bene, allora direi di incominciare subito perché il lavoro è abbastanza lungo e so che ci vuole un po' di tempo. Allora, Monia, prego a te. Buonasera a tutti, grazie Raffaella di avermi presentato. Allora, che cosa faremo insieme questa sera? Lavoreremo nel creare un obiettivo ben formato. Oggi, in questa situazione, più che in altri periodi, è importante saper creare obiettivi precisi e raggiungibili ed essere anche pronti a cambiarli perché in questa situazione certezze ce ne sono poche e punti di riferimento anche. Quindi stasera insieme a me partiremo da un lavoro che riguarda la fotografia del vostro oggi, quindi quanto siete soddisfatte della vostra vita e dopodiché vi spiegherò quelle che sono le caratteristiche di un obiettivo ben formato e ognuna di voi sceglierà un'area della sua vita in cui creare il proprio obiettivo. E infine scriverete le tre azioni con cui vi avvicinerete a questo obiettivo che avete scelto, partendo dalla prima che sarà fissata la prossima settimana. Avete tutte quante carte penna, se manca qualcuno è importante recuperarla perché è importante scrivere. Allora, ho chiesto di non spegnere i microfoni perché mi piace lavorare in modo interattivo, per cui sentitevi assolutamente libere di intervenire e chiedere quando avete qualche dubbio o qualche domanda. Senza nessun problema. Vi chiedo solo, mentre parlo, per avere una migliore connessione, di spegnere ovviamente i vostri microfoni e di accenderli nel momento della necessità, delle domande o della difficoltà. Allora, prendete il vostro foglio e disegnate una ruota divisa in 8 spicchi. La mia ovviamente ha già le cose scritte, la vostra sarà una semplice ruota, con una croce e una X vengono fuori 8 spicchi. Se doveste disegnare un ovetto o un qualcosa di ovale va benissimo ugualmente, non ci sono problemi. Allora, come suddivideremo questa ruota? Partite dalla prima area a destra in alto e fuori dalla vostra ruota scrivete benessere fisico e mentale. A scendere nell'area successiva scriverete ambiente. In quella dopo ancora relazioni intime. E poi nell'ultimo spicchio di questo lato relazioni sociali. E poi passiamo dall'altro lato della ruota a risalire, quindi di fianco a relazioni sociali scrivete lavoro,
sopra finanze, sopra ancora svago e crescita. E infine nell'ultima area, che è quella che è vicina al benessere fisico e mentale, spirito. Allora, se c'è qualcuna che si è persa qualche pezzo, attiva il microfono e ripeto tutta la ruota. E chi ha la videocamera spenta non la vedo, quindi se ha qualche cosa da chiedermi, attiva il microfono e me lo chiede. Allora, adesso vi spiegherò una per una le diverse aree, in modo che poi possiate all'interno di ogni area scrivere un valore che va da 1 a 10 in funzione di quello che è il grado di soddisfazione della vostra vita all'interno di quell'area. Allora, più o meno le aree che si trovano nella ruota sono le aree in cui noi viaggiamo durante le giornate o la settimana e quindi più o meno in queste aree ci entriamo e ci usciamo. Allora, la prima area è quella del benessere fisico e mentale. E che cosa si intende per benessere fisico e mentale? Come mi sento fisicamente? E ognuna di voi avrà dei suoi parametri per star bene fisicamente. C'è chi fa molta attenzione a nutrirsi in modo sano, c'è chi ha necessità di fare molta attività fisica. Chi invece fa meno attività fisica, invece ama di più fare per esempio yoga o meditazione. In funzione di ciò che è importante per voi, valuterete il vostro grado di soddisfazione unito al benessere mentale, che anche in questo caso sarà dato da ciò che è importante per voi. Quindi, quando mi sveglio la mattina, come mi voglio sentire? C'è chi si vorrà sentire più equilibrato, tranquillo, chi vorrà sentirsi invece più energico, più entusiasta, e più carico per affrontare la giornata. E la valutazione all'interno di quest'area è data ovviamente da una, media, che non è necessariamente una media matematica, perché se per voi è più importante una parte piuttosto dell'altra, quindi per esempio è più importante il benessere mentale di quello fisico, ovviamente questo influenzerà quello che è il vostro grado di soddisfazione, per cui se il 70% è mentale e il 30% è fisico, il mio grado di, il mio valore dipenderà da questa proporzione. E se è chiara per tutti e mi fate un pollicione, l'area del benessere fisico e mentale, passo all'ambiente. Chi ha la videocamera spenta non la vedo, ma mi dirà qualcosa se così non è. Allora, per quanto riguarda l'ambiente, invece, riguarda tutte le cose fisiche, gli oggetti. Quindi, che cos'è importante per me a livello di cose? Per cui mi piace prendermi cura della casa, quindi degli oggetti che ci sono in casa, di quello che è, dei mobili, di quello che c'è in casa. Sono un'appassionata di biciclette piuttosto che di monopattini, piuttosto che di vestiti, di scarpe, di borse. Quindi, in funzione di ciò che è importante per voi, queste cose ce le ho o mi mancano? E quindi, se ce le ho, sarò particolarmente soddisfatta. Se invece mi manca qualcosa e ci tengo ad averla, acquistarla, il mio grado di soddisfazione ovviamente diminuirà. È chiaro per tutti l'ambiente? Ok? Poi c'è l'area delle relazioni intime. Nelle relazioni intime, mediamente abbiamo la famiglia, ma non è detto, perché se abbiamo dei rapporti di tensione o di poco coinvolgimento emotivo, la famiglia starà nelle relazioni sociali e tutte quelle persone, come gli amici più cari o anche parenti che sentiamo molto vicini e con cui abbiamo un forte coinvolgimento emotivo. Quindi nell'area delle relazioni intime stanno tutte quelle persone con cui siamo molto coinvolte emotivamente. È chiara per tutti l'area delle relazioni intime? Ok? Nelle relazioni sociali stanno tutte le altre, quindi tutti quei rapporti in cui non siamo così coinvolte. Possiamo avere delle amicizie con cui magari andiamo a prendere un caffè, ci andiamo a mangiare una pizza o che frequentiamo saltuariamente, ma non siamo così legate. Così come colleghi di lavoro, persone che ogni tanto incrociamo e ci facciamo due parole.
diciamo che lì è la base relazionale, come mi relazione e come mi relaziono e quanto sono soddisfatta delle mie relazioni nella vita. Adesso passiamo dall'altra parte della ruota. La prima parte della ruota è chiara per tutti? Ok? Allora, dall'altra parte iniziamo con il lavoro. Quindi, per chi lavora, sono appassionato di ciò che sto facendo, mi piacerebbe fare qualcosa di diverso? Quindi, in funzione della risposta a queste due domande, metterò il grado di soddisfazione. Se c'è qualcuno che non sta lavorando, sta comunque facendo un'attività durante la giornata che gli impiega del tempo. Faccio l'esempio, della mamma o della casalinga. Il lavoro di una mamma o di casalinga è fare o la mamma, la casalinga o entrambe le cose. Quindi chi in questo momento di voi, facesse la mamma o la casalinga o si trovasse a gestire entrambe le cose, valuta in quest'area proprio questo, l'essere mamma e l'essere casalinga. Oppure chi invece è per qualche motivo alla ricerca di un nuovo lavoro, quindi in un periodo di stand-by, sicuramente durante la giornata farà tutta una serie di cose che avranno la loro quotidianità. Quindi vi chiedo di valutare le cose che state facendo. E per quanto riguarda invece l'area delle finanze, è un'area strettamente collegata a quella del lavoro, nel senso che c'è una parte che è il guadagno che arriva appunto dal lavoro, di cui posso essere più o meno soddisfatta. Quindi guadagno ciò che merito, potrei guadagnare di più per il valore che apporto nel mio luogo di lavoro. E l'altra parte invece è come gestisco i guadagni, quindi come gestisco i miei soldi, mi sono messa dei soldi da parte, investo i miei soldi o qualcuno che li investe per me. Sono chiare queste due aree, lavoro e finanze? Ok. Poi c'è l'area dello svago e della crescita, anche questa è un'area con due cose dentro. Allora, lo svago che cos'è? Le nostre passioni, quindi ho delle passioni, ho la possibilità di coltivare queste passioni o c'è qualche cosa che invece mi blocca, mi manca il tempo, mi mancano le risorse? E quindi valuto la parte dello svago in funzione di ciò che faccio per me. La parte della crescita è ovviamente legata a un interesse proprio, cioè sono interessata a crescere, a fare qualche cosa per acquisire nuove competenze, a fare un qualcosa che mi aiuti a fare un percorso di crescita personale attraverso letture, attraverso l'ascolto di audiolibri, attraverso corsi d'aggiornamento. Se mi interessa anche questa parte, anche qua farò una media che sarà proporzionata in funzione del valore che do allo svago e alla crescita. È chiara per tutti quest'area? Fantastico. Devo spiegare niente. Favoloso. Ok, l'ultima area, che è quella dello spirito, è quell'area in cui c'è un'entità che sta sopra di noi, che è diversa per ciascuno di noi. E valuto quello che è il rapporto che ho con questa entità. Quindi, se credo, se sono religiosa e quindi credo in un Dio, il rapporto sarà con Dio. Se invece così non fosse, crederò nel destino, nell'universo, in madre natura o in niente. Allora, se credo in altre cose, valuto come sto in questa situazione. Se invece non credo in nulla, non ho necessità di avere un rapporto con un qualche cosa e quindi il mio grado di soddisfazione sarà massimo. Se invece non credo in nulla ma vorrei credere in qualcosa, allora valuto. Ok? Allora adesso vi chiedo di mettere all'interno dei diversi spicchi il valore che va da 1 a 10 in funzione del grado di soddisfazione che avete all'interno di ogni area, partendo dall'area che desiderate. Non c'è un ordine, potete mettere un valore in alto, uno in basso e orbitare come meglio vi viene. L'alternativa è mettere una percentuale. Se amate mettere le percentuali, invece di mettere 1, 2, metterete 10-20%. Oppure se avete una modalità visiva e preferite, dividete la ruota in 10 cerchi e andate a colorare all'interno di ogni area, tutte le aree che rappresentano il vostro valore.
Quindi se per esempio nell'area del benessere fisico e mentale ho 7, colorerò 7 spazietti dei miei 10 che mi sono creata. Come preferite voi, non c'è nulla di obbligatorio, ognuno lo fa in funzione di ciò che desidera. Vi lascio un paio di minuti in modo che abbiate modo di compilarla, qualcuno magari l'avrà già compilata mentre raccontavo, però così almeno avete tempo di farla tutte quante. E finita la ruota, se qualcuno ha qualche domanda o curiosità sulla propria ruota me la può fare. Vi chiedo quando avete finito se mi fate un pollicione in modo che io sappia più o meno, per chi vedo, a che punto siete. Ok, allora in teoria dovreste più o meno aver finito tutte quante di completarla e adesso vi chiedo di osservare la vostra ruota e di valutare se è una ruota che ha qualche gradino, nel senso se è una ruota bilanciata o sbilanciata. Cosa significa se bilanciata o sbilanciata? Allora, una ruota bilanciata ha dei valori abbastanza simili, che possono essere o bassi o alti o medi, quindi posso avere 1, 2, 3, 4, oppure posso avere 5, 6, 7, oppure posso avere 7, 8, 9, 10. Se invece nella mia ruota ho un valore completamente diverso, la domanda che è importante che voi vi poniate è: sono consapevole di questo valore o l'ho scoperto adesso? Allora, se qualcuno di voi avesse una ruota sbilanciata e non è consapevole di questo valore, se vuole può aprire il microfono e possiamo interagire sulla questione. Se invece siete consapevoli della vostra ruota, vi invito, soprattutto in questo periodo dove siamo bombardati da tante notizie negative che ci intossicano, a fare attenzione alle aree in cui avete dato valori di soddisfazione alti, perché lì avrete le cose belle e le belle energie per potervi nutrire e fare cose. Per cui, allora, qual è la cosa bella della ruota? È proprio il porre l'attenzione su cose che magari diamo per scontate e che ci sono nelle nostre vite e che sono bellissime. Magari sono piccole cose che facciamo quotidianamente o viviamo quotidianamente. In realtà quelle piccole cose sono quelle che ci nutrono quotidianamente. Quindi è importante, attraverso la ruota, ricordarsi che ci sono e valorizzarla ancora di più. Se fate cose che vi danno soddisfazione, fatene di più in questo periodo, perché è veramente molto utile nutrirsi di cose positive. Allora, se della ruota non avete domande da farmi, andrei avanti con un pezzettino in più. Se non vedo nessuno che accende i microfoni, procedo.
Ok, adesso che cosa succede? Allora, è vero che la ruota ha tutte le aree più o meno della vita in cui ci si muove, ma è anche vero che queste aree sono simili perché le abbiamo divise in spicchi più o meno uguali. In realtà, nella nostra vita, le aree non hanno tutte lo stesso valore. E quindi adesso andremo a scoprire quali sono le aree più importanti per voi nella vita, che saranno presumibilmente diverse le une dalle altre. Per quale motivo? Perché ognuno di noi ha dei valori diversi dagli altri e in funzione dei nostri valori per noi sarà più importante un'area rispetto a un'altra ed è importante saperlo. Per quale motivo? Perché se io mi muovo e sono soddisfatta all'interno delle tre aree più importanti per me nella vita, avrò una vita mediamente felice e soddisfacente. Se per qualche motivo o per particolari esigenze di vita vengo chiamato a rispondere a bisogno o necessità di qualcuno e vengo portato via dalle aree importanti per me e non ho modo di investire energie lì, allora vivrò dei periodi di difficoltà, di fatica e di conflitti. Se so quali sono le aree importanti per me, posso ritornare lì e fare un qualche cosa che mi faccia stare bene. Quindi adesso vi chiedo di disegnare una piramide e di fare 8 gradini come fosse una scala, che sono le 8 aree. Quando avete disegnato gli 8 gradini della piramide, vi chiedo di porvi questa domanda: che cosa è più importante per me guardando la vostra ruota della vita? E di inserire una dietro l'altra le aree più importanti per voi partendo dallo zoccolo. Quindi l'area in assoluto più importante per voi sarà la base larga della piramide. Immaginate una casa, se una casa ha delle buone fondamenta sta su bene, se ha delle fondamenta scricchiolanti cade e nella piramide funziona uguale. Se io ho una buona base perché sotto c'è ciò che è più importante per me, sicuramente avrò le idee chiare su dove devo investire le mie energie per star bene e via via a salire andrò a mettere le aree che invece lo sono meno. È possibile che nel completare la piramide l'ultimo gradino rimanga vuoto. Per quale motivo? Perché è possibile che ci sia un'area della vostra vita in cui non siete particolarmente interessati a investire energie e non sia particolarmente importante per voi. Potete scegliere di andare a cercare qual è oppure di lasciarla in bianco senza nessun problema. Diciamo che i primi tre gradini sono i vostri riferimenti. Se voi vi muovete bene in quelle tre aree, siete soddisfatti, avete una vita che ha una buona qualità, per cui siete felici, soddisfatte, gratificate. Se invece c'è uno dei tre gradini in cui non siete tanto soddisfatte, anche questa cosa si rispecchierà ovviamente nella vostra vita. Quando avete compilato la piramide mi fate un pollicione. Monia, una domanda. Sì, dimmi Margherita. Quindi nella piramide io vado a mettere, esempio, relazioni intime. Quindi io vado a mettere questo, giusto? Nella piramide la prima domanda che ti fai è: che cos'è più importante per me guardando la ruota? Se la tua risposta è relazioni intime, nello zoccolo della piramide scrivi relazioni intime. Poi ti riponi la domanda: che cos'è più importante per me? Che ne so, relazioni sociali. E il gradino sopra scrivi relazioni sociali. Perfetto. Poi, che cos'è più importante per me? Benessere fisico e mentale. Ok, inizia a avere la struttura forte perché sono i primi tre gradini. E poi continuando a farti le domande inserisci. Può succedere che ci siano due aree che non so scegliere perché sembrano tutte e due importanti allo stesso modo. Allora, la domanda da porsi è tra le due aree. Quindi, che cosa è più importante per me tra benessere fisico e mentale, svago e crescita? Se non esce la risposta, potete scegliere di metterle sullo stesso gradino. Ah, ok.
Perfetto, grazie. Prego. E avete completato tutti la piramide? Mi fate un pollicione? Ok. Allora, adesso vi spiego quali sono le caratteristiche per creare un obiettivo ben formato. Allora, per raggiungere un obiettivo, le cose importanti sono che l'obiettivo risponda a certi tipi di caratteristiche, che sia allineato ai propri valori, che sia supportato da convinzioni potenzianti e non limitanti, ossia che cosa mi racconto? Se io mi racconto cose che di fronte a un ostacolo mi limitano, ovviamente l'obiettivo si allontana. Quindi è importante che io mi dica le cose giuste e trovi soluzioni per superare l'ostacolo. È importante che il viaggio verso l'obiettivo sia supportato da abitudini funzionali, quindi da abitudini utili per raggiungere il mio obiettivo. E come ultima cosa è importante avere un buon piano d'azione. Quindi partiamo dalla prima cosa importante che è come creo l'obiettivo. Allora, la prima caratteristica di un obiettivo è che sia espresso in positivo. Cosa significa? Che quando formo un obiettivo devo evitare le negazioni, il non, perché il nostro cervello non è in grado di scindere. Se io vi chiedo di non pensare a una banana, la prima immagine che avete davanti è quella della banana, quindi non funziona. Per cui diamo un input positivo
per raggiungere i nostri risultati, i nostri obiettivi. La seconda caratteristica è che l'obiettivo sia specifico. Più l'obiettivo è specifico, più la nostra attenzione sarà focalizzata, più sarà facile raggiungerlo. Faccio un esempio. Allora, voglio perdere peso. Un obiettivo di questo tipo è difficilmente raggiungibile. Voglio perdere 5 kg. Anche questo obiettivo è difficilmente raggiungibile, perché troverò sempre una bilancia che giustificherà quello che voglio raggiungere, ma non sarà reale. Quindi, uno dei due obiettivi, in caso si voglia perdere peso, è: voglio arrivare a pesare X kg, 55 kg, 60 kg. Oppure voglio mettere il vestito rosso. C'è un vestito rosso che mi piace tantissimo, o c'è un pantalone che mi piace tantissimo e, avendo preso peso, non mi entra più. Quindi l'obiettivo lo leggo a un'immagine, per cui io mi immagino o con un pantalone, o con una gonna, o con un vestito che mi piacciono, e questo lo rende specifico, perché fino a quando io non entrerò o in quel vestito o in quel pantalone non lo raggiungerò. E questo aggancia l'obiettivo a una terza caratteristica, che sia misurabile. Come faccio a sapere che ho raggiunto l'obiettivo? Lo misuro, lo posso misurare in chili, lo posso misurare in qualcosa che mi indosso. Se è un obiettivo a livello finanziario, lo posso misurare nel raggiungere il valore. Per esempio, voglio guadagnare X al mese, se lo raggiungo lo misuro, perché è quella cifra lì. Oppure voglio risparmiare X al mese, oppure voglio fare un'attività fisica. Voglio camminare, correre, fare yoga, voglio fare yoga 2 volte alla settimana. Quando lo raggiungo? Quando 2 volte alla settimana faccio questa attività. Un'altra cosa importante, che è la quarta caratteristica, è che l'obiettivo sia sfidante. Cosa significa? Che se io creo un obiettivo troppo semplice, è possibile che durante il viaggio cada nella noia, perché mi rendo conto che comunque a questo obiettivo arrivo. In realtà, all'obiettivo, quando si cade nella noia, non si arriva, perché si dice: ma sì, poi lo faccio, intanto è facile, e si interrompe il viaggio. Così come se invece l'obiettivo è troppo sfidante. Nel momento in cui l'obiettivo diventa troppo sfidante, vado in stress. Quando vado in stress e entro in difficoltà, cosa succede? Inizio a dirmi: non ce la faccio, non fa per me, è troppo dura, è troppo difficile, non ho più voglia, e inevitabilmente mollo. Per cui è importante che ci metta quel pepe giusto e quell'adrenalina, che la mattina, quando apriamo gli occhi, ci dica: che bello, oggi faccio un passo in più per raggiungere il mio obiettivo. E quindi sia, come dire, entusiasta e abbia la voglia e l'energia di fare quel passo. Un'altra caratteristica importante è che l'obiettivo sia realizzabile. Cosa significa? Che è vero che è bello sognare, è vero che è bello desiderare, ma ci sono delle cose che oggettivamente sono irraggiungibili. E la frase "se vuoi puoi" funziona, ma funziona quando ci sono i presupposti. Io sono alto 1,60 m. Se nella mia vita avessi sognato di fare la professionista di basket, ci sarebbero stati dei problemi oggettivi fisici, perché, come dire, per diventare professionisti di basket è importante il valore altezza, che io non ho. Quindi, di tante cose che posso fare, probabilmente quella è meglio lasciarla stare. Per cui è importante che pensiate se è oggettivamente raggiungibile. Un'altra caratteristica importante è che sia temporizzato. Cosa significa? Che abbia una data di scadenza. Ciò che distingue un sogno e un desiderio da un obiettivo è proprio la data di scadenza. Io posso avere dei sogni e dei desideri, ma inizio a muovermi solo ed esclusivamente quando metto una data, perché lì inizia il vero viaggio. Per cui voglio arrivare a pesare 55 kg entro giorno, mese, anno. Suggerisco sempre di scegliere una data che vi piaccia, perché nel momento in cui raggiungo un obiettivo è bello festeggiare per 2 motivi, per la data che mi piace e per aver raggiunto l'obiettivo. Per cui è importante mettere anche il giorno, non solo il mese. Altra cosa importante è che sia ecologico. Che cosa significa? Che è importante che quando io raggiungo l'obiettivo sia soddisfatta io, ma non rechi danno alle persone vicine a me.
Perché è importante questo? Perché se io raggiungo un obiettivo e sono contenta, ma le persone di fianco a me in qualche modo ne patiscono, alla distanza questo obiettivo mi si ritorce contro e quindi non è più ecologico. L'ultima caratteristica importante dell'obiettivo è che sia sotto la mia responsabilità. Le cose che sono sotto la mia responsabilità le posso controllare e alcune solo influenzare. Se invece non è sotto la mia responsabilità, è possibile che io non possa né controllarlo né influenzarlo. E quindi è un obiettivo con troppi interrogativi. Sono chiare per tutti le caratteristiche dell'obiettivo? Se no, le ripeto, Ok, vedo tutte le teste che fanno così, pollici in alto, per cui ok. Adesso che avete le caratteristiche dell'obiettivo, vi chiedo di scegliere nelle aree che compongono la vostra piramide un'area in cui volete fissare il vostro obiettivo, che potrebbe essere un'area in cui volete investire oppure un'area in cui già avete un grado di soddisfazione alto, ma volete alzarlo di più. Se qualcuna di voi ha piacere di condividere l'obiettivo per verificare che sia ben formato, io ovviamente sono disponibile a farlo. Per cui apre il microfono e mi dice sono nell'area X. Oppure se qualcuno ha qualche dubbio su dove inserire l'obiettivo, sappiate che ci sono aree che si parlano. Quindi è possibile che un obiettivo possa stare nell'area del benessere fisico e mentale e in quello dello svago e della crescita e si possano interscambiare. Oppure anche nell'area del lavoro e delle finanze ci sono obiettivi interscambiabili. Quando avete fissato l'obiettivo mi fate un pollicione e vi chiedo di verificare che le caratteristiche elencate ci siano. Allora, è possibile che qualcuno di voi inizi l'obiettivo con la parola devo. Io consiglio sempre di iniziare un obiettivo con voglio o desidero. Il devo è un qualcosa di pesante che appesantisce le nostre vite. Allora, ci sono azioni che ci pesano perché non ci piacciono tanto e allora in quella situazione è molto utile utilizzare il devo perché ci aiuta, un po' una spinta. Mediamente, visto e considerato che siamo cresciuti in una società dove il devo è molto utilizzato, è importante anche quando ci si parla allenarsi a togliere un po' di devo e aggiungere un po' di desidero, voglio e mi piace, perché questo ci consente di goderci di più la vita e migliorare la qualità della nostra vita. Come ci parliamo è importante. Scusa Monia. Dimmi Raffaella, sì? Allora io avrei due aree. Ok, allora scusa ti interrompo un secondo poi torno da te. Allora se qualcuno è indeciso su due aree, le sceglie tutte e due e fissa due obiettivi, è molto semplice. Dimmi pure Raffaella, ti va bene così o hai altro da domandarmi? No. Okay. Cioè sì, l'obiettivo l'ho messo in due aree perché pensavo che posso allora fare. Le due aree quali sono? Una è relazioni intime, l'altra è svago e crescita. Ok, e hai due obiettivi diversi. Sì. Ok. Sì, però mi rendo conto che quello delle relazioni intime non dipende solo da me. Allora, se non vuoi condividere qua, ce lo condividiamo poi dopo e cerchiamo di risolvere questa cosa. Allora, è possibile che gli obiettivi nelle relazioni implichino una parte che non è troppo sotto il nostro controllo. Quindi, nel fissare questi obiettivi, è importante che ci siano chiare tutte le parti che sono sotto il nostro controllo e rimanere in quello. Perché se io raggiungo il mio obiettivo di, che ne so, voglio scegliere tu sei nelle relazioni intime, non in quelle sociali. Allora, io posso anche dirlo. Puoi... Sì, sì. Ah, ok. No, mi è più facile perché so di cosa stiamo parlando. Se no devo migliorare le relazioni con i miei familiari.
Ok, allora innanzitutto scegli un familiare. Sì, lo scelgo. Che così lo specifichi. E io poi pensi... dalla mia parte. Posso migliorarlo dalla mia parte, ma... Puoi migliorare... Sì, allora, la prima cosa è scegliere il familiare. Pensi a quali cose nella relazione vorresti migliorare, quindi lo specifichi in quel senso. Perché le persone non si cambiano. Posso io cambiare l'atteggiamento con cui mi relaziono con loro e magicamente, se il mio atteggiamento cambia, anche il modo che le persone hanno di relazionarci con noi cambia. Mi è capitato di seguire due persone diverse su un obiettivo di questo genere all'interno del lavoro. Una in un ambito, in uno studio di notai, e un'altra in un ambito sportivo. E tutte e due sono rimaste stupite del fatto che avendo atteggiamenti diversi, pensando anche a chi avevano davanti e a come si relazionava, sono riuscite a cambiare completamente il loro modo di la loro relazione. Allora è importante comprendere chi è davanti a noi, che caratteristiche ha. Quindi ci sono tutta una serie di caratteristiche importanti. È una persona verso o via da? Che cosa significa? È una persona propositiva, proattiva, che vede le cose buone, oppure è una persona che ama lamentarsi, che vede le cose che mancano, che sta nel problema? Se io mi relaziono con un via da, non posso parlargli di soluzioni, perché se no non mi incontro mai e finisco per litigarci. Devo parlargli dei suoi problemi. Come posso evitare il problema? Che sembra la stessa cosa, ma non lo è. Se invece una persona proattiva, è semplice, perché dici, guarda, se questa cosa non funziona potresti provare quella. E funziona meglio. L'altra cosa è vedere qual è il suo indice referenziale. Quindi ha un indice referenziale interno, per cui è uno che ama gestire le cose, assumersi le responsabilità, oppure ha un indice referenziale esterno, per cui è sempre uno che dice è colpa tua? Allora, quando ti relazioni con un indice referenziale interno, è importante riconoscergli le cose. Quando ti relazioni con un indice referenziale esterno, sai che tu sei la parte di come funzionano le cose e quindi ti assumi tu le responsabilità nel bene e nel male e la relazione migliora. Questi sono due esempi, poi ce ne possono essere mille, dipende un po' dal contesto. Allora, in queste situazioni è importante comprendere la persona che ho davanti, come si muove, quali sono le caratteristiche e in quali cose voglio migliorare la relazione. C'è una parte, nelle dinamiche a spirale, che sono praticamente due spirali, una rappresenta le condizioni di vita e una rappresenta le capacità mentali, si valutano proprio le persone dove stanno nei diversi ambiti della vita, in funzione di che cosa? Del perché fanno quello che fanno. Ci sono persone che fanno cose che a noi sembrano assurde e in realtà hanno un senso per loro. E la domanda è: per quale motivo questa persona fa questa cosa? Perché è una persona, per esempio, che sta nel livello blu, dove è cresciuta con uno stereotipo di regole, 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 e quindi per lui è importantissimo che le regole vengano rispettate. Se io sto in un altro livello, per esempio in quello sopra che è l'arancione, per cui le regole esistono, ma a volte si possono anche tralasciare, e mi comporto così con uno che sta nel blu, faccio fuochi e fiamme, perché non si dà pace del fatto che io non abbia rispettato una regola, ok? Ci sono diverse sfaccettature, è importante comprendere quel pezzo. Sono stata chiara, Raffaella, o l'ho un po' complicata? No, okay. Chiarissimo, utilissimo, grazie. Figura. E allora, qualcuno ha piacere di condividere l'obiettivo? Ok, vai. Allora, credo che il mio obiettivo è molto semplice, specifico, misurabile, sfidante, raggiungibile. Ok, in che area siamo? Finanze. Ok, area finanze. Obiettivo? 5.000 euro in più al mese entro fine 2021 da entrate automatiche. Ok, allora, la domanda che ti pongo è: è oggettivamente realizzabile o nel quasi immediato, oppure è necessario creare un obiettivo intermedio? Allora, quando ci sono dei numeri
importanti, dei numeri importanti sia nelle finanze che nelle perdite di peso, mi piace l'idea che si fissi un obiettivo intermedio, soprattutto se la data di scadenza è a lunga distanza. Quindi la è necessario un obiettivo intermedio. E la domanda che ti pongo è: uno o due obiettivi intermedi partendo da 1.500, 3.000, 3.500, 5.000 oppure 2.500, 5.000. Devi farti le domande giuste. Ok? Nel senso, in questo momento che cosa sto facendo per incrementare le mie entrate automatiche? Questo. Che cosa mi rende questo? Ok, quindi oggettivamente da qua a giugno quanto posso produrre con le mie entrate automatiche? Questo. E occhio a non puntare troppo in alto, se no vai in stress. Per cui valuta bene quali sono le entrate automatiche e cosa ti possono rendere nel quasi immediato, in modo da salire sulla scala con i passi giusti e non fare il passo più lungo della gamba. Sono stata chiara? Chiarissima. Ok, fantastico. Il risultato è che definirò un obiettivo intermedio a giugno proprio. Ok, la data? La data di giugno che ti piace? L'ultimo giorno di giugno, perché poi vado in vacanza. Ok, quindi il 30 giugno festeggi l'obiettivo intermedio e la fine del lavoro. Fantastico, bene. E allora, se nessun altro vuole condividere gli obiettivi, facciamo l'ultimo pezzo, che scrivete tre azioni che vi sono utili per raggiungere il vostro obiettivo. La prima azione è un'azione che farete la prossima settimana e mettete di fianco all'azione la data di scadenza. Allora, posso Raffaella prendere te come esempio? Allora, Raffaella vuole migliorare due o tre robe che avrà scritto con una tal persona. Quindi, Raffaella, la prossima settimana, quando sentirà questa persona, farà un'azione legata a una delle due o tre aree specifiche nell'atteggiamento che ha con questa persona e scriverà di fianco a questa azione il giorno con la data. Ok, quindi martedì 26 piuttosto che mercoledì 27 farò questo. Allora, nel piano d'azione in generale vi consiglio di mettere non più di 5 azioni per volta e di andare a lavorare su quelle creando abitudini per poi spuntarle e aggiungerne di nuove. Se saturate troppo il piano d'azione andate in difficoltà perché vedete troppe cose da fare. E quando è troppo, poi scappo. Sono stata chiara? Ok. Se me lo ripeti meglio. Ok, allora, consiglio sempre di mettere 5 azioni nel piano d'azione, non di più, in modo da iniziare ad allenarmi su quelle. Ci sono azioni che saranno ricorrenti, quindi diventeranno abitudini. Raffaella, tutte le volte che sentirà questa persona, metterà in atto un certo tipo di atteggiamento che è la sua prima azione, per cui sarà ricorrente questa azione. Nel momento in cui questa azione funziona bene, la spunto, o metto una X o metto quello che voglio e aggiungo a coda un'altra azione, perché nel frattempo, viaggiando, mi vengono in mente azioni successive. In questo modo il mio piano d'azione non sarà un piano d'azione che è un papiro che apro, ma è una cosa leggera dove mi muovo bene, perché non ho troppe cose. Dico, vabbè, il mio viaggio è oggi faccio questo, tra tre giorni faccio l'altro. E quindi è un viaggio leggero, non è un viaggio pesante. Quando mi metto pesi sulla testa, e il peso di questo e il peso dell'altro, a un certo punto qualche peso lo lascio andare e all'obiettivo non ci arrivo. Quindi è importante veramente pensare a poche azioni essenziali, ma quelle efficaci e importanti che mi portino all'obiettivo. Più sono specifico, più sono focalizzato, più la mia testa mi premia perché mi tiene lì. L'esempio è quando voglio cambiare auto.
decido che voglio comprare la macchina. Dal giorno dopo, magicamente, per strada, queste macchine esplodono, perché ci sono solo le macchine che voglio comprare, ok? Perché? Perché la mia attenzione è lì, e nell'obiettivo è uguale. Se io mi sono fissato un obiettivo ed è specifico, porto l'attenzione lì e faccio tutte le azioni necessarie per arrivarci. Ok. Ci siete tutte sulle trazioni per il vostro obiettivo? Mi fate un pollicione o qualcuna è a lavoro in corso? Ovviamente il lavoro sull'obiettivo è un viaggio, per cui voi riprendete i vostri appunti e ci mettete mano, scrivete le azioni. E l'altra cosa importante, se avete scritto le trazioni, ed è l'ultima che facciamo insieme, è quella di scrivere le tre risorse necessarie che mi servono per raggiungere il mio obiettivo. Che cos'è una risorsa? È ciò che io posseggo, ed è importante che mi riconosca, e che tiri fuori per andare dritta all'obiettivo. Risorse che possono essere utili: determinazione, volontà, equilibrio, coraggio, perseveranza, lungimiranza, tranquillità, serenità, pazienza, tolleranza, costanza, focus, tempo. Tempo. Sul tempo possiamo aprire. Allora, il tempo. Tutti abbiamo il tempo e dobbiamo imparare a gestirlo. Come si gestisce il tempo? Focalizzandosi sulle cose importanti per noi. Quindi, quando ci raccontiamo, e questo è il lavoro che si fa sulle convinzioni, che non abbiamo tempo, mi spiace dirlo, ma è una gran balla, perché se una cosa è importante per noi, il tempo lo troviamo. Se c'è un'urgenza e qualcuno ci chiama che sta male, molliamo tutto quello che stiamo facendo e andiamo. E questa è la miglior dimostrazione che il tempo lo troviamo. Ho risposto alla tua domanda? Allora, io amo per esempio fare il planning. Io ho un planning, ho ordinato da Amazon un planning magnetico favoloso con i pennarellini, e dove ogni settimana scrivo tutto ciò che devo fare. E ogni giorno prendo questo planning e all'interno delle azioni che faccio mi fisso degli obiettivi, che sono obiettivi legati a ciò che faccio, quindi quanto tempo mi serve per fare questo, e imparo a gestire il mio tempo, perché ogni giorno so di più quanto mi serve per fare un'azione, e che cosa voglio realizzare con quell'azione. Cioè, in questo momento sto facendo un lavoro e qual è il risultato che voglio ottenere da questo lavoro? Così focalizzo la mia attenzione, non mi distraggo. Possono arrivare le mail, tutto. Mi prendo quel tempo lì, mi prendo un'ora e faccio quella roba lì. E niente mi distrae. Intanto in quell'ora lì, per quanto ci possano essere cose urgenti, a meno che non ci sia qualcuno che sta male, tutto il resto può aspettare. Viviamo in un mondo che ci fa fretta, dove le persone vogliono tutto e subito. Sta a noi educarle. Se tu vuoi un buon lavoro da parte mia, mi dai il giusto tempo per consegnartelo. Questa è una questione di educazione alle persone. Se le persone sono soddisfatte del nostro lavoro, non ci mettono più fretta. Allora, è chiaro il discorso delle risorse? È possibile che vi servano delle risorse che non vi riconosciate in toto. Allora, come faccio a riconoscermi una risorsa? Chiudo gli occhi e immagino una situazione della mia vita in cui quella risorsa l'ho utilizzata. Se la trovo, significa che la risorsa ce l'ho a disposizione, ma non la utilizzo. Quindi è importante che io l'alleni, per cui crei situazioni in cui quella risorsa è importante che venga utilizzata. Sono stata chiara sul discorso delle risorse? Perché le risorse sono importanti. Rossana, hai qualcosa da chiedermi? No, che ti sei illuminato di giallo. Allora io quando vi illuminate di giallo sto attenta. Allora, se non avete null'altro da chiedermi, in realtà il viaggio che abbiamo fatto insieme termina qua.
Ovviamente se c'è qualcuno che ha bisogno di chiedermi un qualche cosa, quando poi usciranno i miei riferimenti, può tranquillamente contattarmi e io con immenso piacere risponderò ai vostri dubbi, domande e perplessità, considerando che insomma io ho seguito un tempo, ma ognuno di noi ha il suo tempo che va rispettato, per cui ovviamente in una situazione di gruppo trovo un tempo che non faccia annoiare, ma è possibile che c'è qualcuno che abbia bisogno di un po' più di tempo per contattarsi. Quindi ecco, se avete qualche domanda, scrivetemi senza problemi. Grazie mille, Monia. Noi veramente ti ringraziamo con un applauso per aver dedicato questo tempo a tutti noi. È stato bellissimo averti con noi. Abbiamo fatto questo breve viaggio insieme a te, ma penso che sia stato importante per ognuno di noi andare un po' a fondo nelle proprie risorse, nelle proprie problematiche, se vogliamo, comunque nei propri pensieri, e tante volte magari non troviamo quel tempo di cui parlavi tu per andare un po' a metterci proprio in diagnostica e capire un po' a che punto siamo della nostra vita. Quindi grazie ancora per questo tuo prezioso intervento, perché è stato veramente interessante. Io, se mi danno l'opportunità, Raffaella, se mi fai co-ospite, io posso condividere le slide, così diamo anche i riferimenti di Monia, e per chi volesse anche privatamente contattare la nostra ospite di oggi, come già lei stessa vi ha detto, sarà per lei un piacere poter rispondere o comunque darvi l'opportunità di avere una chiacchierata un po' più approfondita con lei. Quindi vedete tutti lo schermo? Ecco, questi sono i dati della nostra ospite di oggi, che io veramente ringrazio tanto per averci dedicato questo pomeriggio della domenica. Tante volte non è facile per ciascuno di noi trovare quella mezz'ora. Oggi è stato un po' più lungo il nostro incontro per ovvie ragioni di tempistiche, proprio perché è stato un incontro interattivo, ma è sicuramente un modo per regalarci del tempo prezioso che tante volte sia gli uomini che le donne, da sposati o comunque anche da single, quando si è già nel mondo del lavoro, è difficile proprio, quasi quasi il fine settimana lo si dedica solo a un relax, ma tante volte anche sterile. Quindi grazie ancora per averci dato questo pomeriggio insieme. E, come anticipava Elena già in apertura, noi facciamo parte, siamo donne mamme che condividiamo diciamo così anche questo aspetto del benessere fisico, mentale, e ci ritroviamo in questa community che ci permette di aiutare anche le persone intorno a noi, lo strumento appunto di Herbalife. Vi passo una slide velocemente, giusto per comprendere che l'opportunità di Herbalife è veramente ampia. E a me piace molto questa frase che dicono qui in Scozia, e lo dicono in inglese, cioè looking good, feeling well, quindi curare anche la nostra immagine, curare anche il nostro benessere, come si diceva prima con Monia, è importante, perché anche quando lei diceva parliamoci bene, parliamoci positivamente, perché costruiamo pensieri positivi, quindi trattiamoci bene, vediamoci bene, sorridiamoci al mattino e ci guardiamo allo specchio e ci sorridiamo e cominciamo già in maniera diversa e più carica la nostra giornata. Herbalife non è solo prodotti, non è solo alimentazione e integrazione sana, ma è anche tanto in termini di attività fisica con i nostri personal trainer. C'è un palinsesto molto ampio e quindi ci permette di stare in forma. Quindi se qualcuno ha per esempio impostato anche un obiettivo sulla forma fisica, sappiate che gratuitamente questo obiettivo lo potete anche raggiungere. Di appuntamenti ne abbiamo veramente tanti durante la settimana, e ci sono anche appuntamenti che vanno ad approfondire ancora meglio l'aspetto del benessere e soprattutto di condivisione anche con i bambini. Proprio ieri abbiamo fatto un appuntamento con i nostri bambini per fare una colazione un po' più creativa con loro e passare del tempo
buono con loro. E, oltre a questo, vi ricordiamo sì la nostra rubrica del Tips for Top la domenica pomeriggio, e per chi volesse sapere un po' di più come Herbalife cura anche soprattutto in questo periodo un po' critico per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto economico sociale, ci dà anche l'opportunità di poter avere delle entrate, diciamo, un po' slegate dal nostro tempo. Quindi per chi volesse approfondire anche qui, chiedete alla persona che vi ha invitato all'evento e vi saprà dare tutti gli appuntamenti. Concludo dicendovi che proprio per essere stati qui con noi avrete il regalo dai nostri coach una valutazione del benessere, quindi verrete ricontattati e vi verrà offerto questo colloquio, questa giusto una discussione proprio per approfondire l'aspetto proprio del benessere. Quindi io vi ringrazio ancora una volta per essere stati qui con noi, ringrazio ancora una volta Monia per il suo veramente prezioso e unico intervento, un applauso a te Monia, grazie. Grazie a voi, grazie di aver lavorato, perché di fatto vi ho fatto lavorare, e di esservi messi in gioco, perché questa non è una cosa né scontata né da tutti, per cui vi ringrazio davvero tanto perché mi avete seguito con interesse, e questa per me è la cosa più bella, perché comunque il fatto di avere delle persone che in qualche modo si mettono in gioco e hanno voglia di fare qualcosa di più e di meglio, è un bel modo per dare il proprio contributo al mondo e renderlo migliore, per cui di fatto penso che questo sia la cosa più bella, il poter condividere ognuno il suo pezzo e fare ognuno la sua parte. Quindi grazie mille davvero, sia grazie di avermi invitata che di aver partecipato in modo attivo a ciò che ho proposto. Grazie mille, sei stata splendida, e ci rivediamo domenica prossima, avremo la dottoressa Corradina Nucifora, lei è una dietologa e sarà con noi per darci qualche spunto in più sul nostro benessere fisico. Va bene, grazie a tutti e arrivederci alla prossima settimana, grazie.